Ciao a tutti ragazzi, nuovo vlog, nuova partita. Infatti quest'oggi sarò presente allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Juventus. Venite insieme a me che vi porto in una nuova esperienza allo stadio. Tra poco si parte, l'orario di arrivo è previsto verso le 4:30, la partita vi ricordo è alle 18. Il parcheggio del settore ospiti dovrebbe essere nel lungo Tevere della Vittoria, se non sbaglio. Quindi le partite della Lazio, quando la Lazio gioca in casa, non ci sono ancora mai stato, mentre quando c'è Roma-Juve o Roma qualsiasi altra squadra ci sono stato, mentre la Lazio in casa mi manca. Quindi questa sarà una nuova esperienza a livello di settore ospiti anche per me. Ragazzi, dopo l'infinità di controlli ai cornelli ci siamo, finalmente siamo dentro il Lazio Juventus, il settore ospiti ci siamo. Una storia gloriosa, scende in campo la prima squadra della capitale, dal 1900 si chiama Società Sportiva. Volavamo
ragazzi, fine primo tempo 0-0, tanta Lazio, poca Juve, anche se ha avuto qualche occasione nel finale con Chiesa. Andiamo a vedere il secondo tempo come sarà. Per ora tipo caldo, la Juve casca un pochino, qualche errore di troppo, e niente ragazzi, vediamo poi come andrà a finire. Esce come numero 19, Tati Castellanos. Entra come numero 17, Ciro Immobile. Eccoci tornati ragazzi, il giorno dopo nella mia cameretta dove tutto è partito, dove tutto è finito. Ragazzi, ieri come abbiamo visto purtroppo la partita è andata male, pochissimo, cioè continua il non gioco della Juventus, ma questa è una cosa appurata, cioè non è una novità. La Lazio ha meritato, come ho detto anche nelle sensazioni lì per lì quando si è subito il gol, è arrivato solamente al 93esimo, ma la Lazio aveva già creato tanto, era già stata vicino al gol, quindi il gol era nell'aria. Dopo la partita, insieme ai miei amici, siamo andati anche a fare un giretto a Roma, in macchina, al volo, e poi siamo tornati a casa. Quindi niente ragazzi, come trasferta tutto sommato ok, a parte un pochino i controlli prima del prefiltraggio, prima comunque dell'ingresso all'interno dello stadio è stata un'agonia, cioè 40 minuti dal momento in cui siamo arrivati al momento in cui siamo entrati, non sto scherzando, davvero 40 minuti a livello controlli, prefiltraggio, code, quindi questa magari è l'unica nota negativa. Per il resto ragazzi, come sempre, si vince, si perde, l'importante è l'esperienza dello stadio, perché a noi, chi mi segue sa che io sono appassionato di stadio e di partite, ma in primis di stadio, quindi quando va tutto bene, poi si vince, si perde, quello passa in secondo piano, l'importante è che tutto vada bene. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di seguirmi anche sui miei profili ufficiali TikTok e Instagram, oltre a YouTube, per restare aggiornati su tutte le informazioni di biglietti, fidelity card e tanto altro, perché sono a vostra disposizione su qualunque chiarimento e informazione sull'acquisto dei biglietti. Quindi grazie ragazzi ancora una volta della visione e ci vediamo in un prossimo vlog.